La cucina quotidiana, buongiorno, peperoncini sott'aceto. Ho raccolto gli ultimi peperoncini nel mio orto di questo tipo, non sono molto piccanti, anzi quasi per niente. E li voglio cuocere nell'aceto, aceto e acqua, e poi li metterò in un barattolino, molto stuzzicanti, sopra un panino ci stanno benissimo. Un piccolo aperitivo, una roba così. Ingredienti: peperoni, foglie d'alloro, grani di pepe nero, aceto, sale, aglio e acqua. Piccolo pentolino, mezzo bicchiere di aceto, mezzo bicchiere di acqua, se no ci vengono troppo forti. Una fogliolina di alloro, due spicchi d'aglio, qualche grano di pepe nero. E un pochino di sale e metto a bollire. Nel frattempo finisco di tagliare i peperoni. Passati 4 minuti, spegniamo, lasciamo raffreddare. Sono passati 4 minuti, ho spento, lascio raffreddare un attimo e poi metto nel barattolo sterilizzato. Facilissimo. Ho messo i peperoncini in vaso, ci metto sopra anche un pressino. E poi chiudiamo e mettiamo via. Ma siccome mi è avanzato molto liquido, voglio provare a fare anche questi jalapeno sott'aceto. Quest'anno sono venuti strani i jalapeno, sono venuti molto molto piccanti, quindi mi sono messo anche i guanti per poterli tagliare. E dicevo, sono venuti molto piccanti e ha prodotto anche tanto, due piante mi hanno prodotto tantissimo. Molti erano congelati e adesso questi provo a farli sott'aceto. Chissà come verranno, piccantissimi. Tagliato il jalapeno, sto cercando di togliere più semi possibile perché, ripeto, quest'anno sono veramente micidiali. Adesso li prendo, li metto in uno scolapasta e do una sbattutina. E proviamo a metterli sott'aceto. Giù anche il jalapeno. 4 minuti, come l'altro. E poi togliamo. Pronto anche il jalapeno, spegniamo e mettiamo nel barattolo, etichetta e mettiamo via per un po', poi assaggeremo il prossimo mese. La cucina quotidiana, i peperoncini. Ho fatto dei peperoncini quest'estate, alla fine dell'estate, ormai siamo a Natale, è ora di provarli, peperoncini sott'aceto. Approfitto perché ho degli amici a pranzo, ho preparato delle cose qua. Pizza di Pasqua marchigiana, pizza al formaggio, salsiccia secca e un pecorino semistagionato sardo che si chiama CAE. E quindi voglio approfittare e provare i peperoncini. L'ho provati, il lungo calabrese, delicato, era delicato anche quest'estate, si mangia benissimo. Qui c'ho di jalapeño, che in genere non sono mai così piccanti, quest'anno sono venuti particolarmente piccanti e onestamente dura mangiarli, molto dura. Comunque sono buoni. Peperoncini sott'aceto. Buon appetito.